Buon pomeriggio o buongiorno o buonasera in base alla vostra visione, all'orario della vostra visione. Oggi ci trasportiamo, cioè andiamo proprio in autunno, ok? Non è che ci facciamo trasportare. La cucina deve ancora entrare insomma nel clima autunnale. Ditemi voi magari qua sotto nei commenti se mi consigliate appunto di decorarla come l'anno scorso, di fare qualche modifica oppure di lasciarla così. Io sono ben più propenso, vi devo dire la verità, insomma, a cambiarla e ad avere un tono un pochino più aranciato. Però insomma voglio sentire anche il vostro parere. Today gnocchi, dumplings, come dicono gli inglesi, no? Quindi gnocchi con la zucca. Eh sì, a ottobre vuoi non fare la zucca? La regina dell'autunno sono degli gnocchi buonissimi, dove la zucca veramente si sente a 360 gradi, quindi chi adora la zucca è chiaro che adorerà anche questi gnocchi, e io sono tra questi, tra queste persone appunto. Vi spiego cosa abbiamo fatto, perché qua abbiamo nella ciotola già una purea di zucca mescolata con una piccola parte di patata. Abbiamo preso una zucca delicia, una varietà molto saporita con una buccia esterna verde. Andrà benissimo anche la mantovana volendo. Questa zucca deve essere tagliata a pezzi. Ricordatevi che la zucca quando sarà poi cotta calerà di peso. Io ho preso circa 1,2 kg di zucca e si è trasformata in circa 900 grammi. Ok? Questa zucca appunto tagliata a pezzi dovrà essere avvolta con la carta stagnola, e pure la patata, siccome abbiamo all'interno anche la patata che aiuterà a legare ancora meglio il composto, dovrà avere lo stesso processo, quindi sempre con la buccia avvolta con la carta stagnola e poi cotta assieme alla zucca. Temperatura a 200 gradi, modalità statica per circa un'oretta. Quando? Chiaramente poi dipenderà il tempo anche in base alla grandezza dei pezzi che fate. Chiaramente se fate dei pezzettini più piccoli cuoceranno prima. Quando la zucca e la patata saranno cotte, quindi sarà trascorsa questa oretta, basterà schiacciarle con lo schiacciapatate. I semi di zucca però non li ho buttati via. Sono qua e sono pure molto buoni. Questi qua li ho semplicemente puliti leggermente dalla polpa, li ho messi su un foglio di carta forno, pizzico di sale, goccino di olio e li ho cotti in contemporanea alla zucca. In realtà questi qua avranno una tempistica di circa 25 minuti. Scoppiettano, sembrano dei popcorn, questi qua sono veramente buonissimi. Io qua tutto pronto, dovremo proprio fare l'impasto degli gnocchi e è semplicissimo. Uovo, lo rompiamo. La purea non deve essere troppo fredda, neanche troppo calda, perché se è troppo fredda richiede troppa poca farina, e anche poca farina non va bene, perché comunque abbiamo la necessità di metterne se vogliamo avere un composto abbastanza consistente e legato, ma soprattutto non deve essere troppo calda, perché altrimenti tende ad assorbire troppa farina e poi l'impasto diventa duro. Mi raccomando, temperatura ambiente. Vado con la noce moscata. Secondo me questa qua è una gran bella idea. Metto nell'impasto rosmarino e salvia, così almeno eviterò di far rosolare questi aromi assieme al burro poi per il condimento. Che magari, sai, quando il rosmarino e la salvia rosolano, e se si fanno rosolare troppo, tendono a risultare amarognoli. In questo caso poi questo problema insomma non ci sarà. Un'altra cosa invece, non esagerate con gli aromi, perché sarà pur vero che arricchiscono, danno profumo, però se poi esagerate non si sente il sapore della zucca, e quindi a questo punto potreste anche fare un piatto di gnocchi con acqua e farina e sarebbe la stessa cosa. Ricordatevi che in cucina ci deve essere un equilibrio. Allora, farina. Qua ne ho circa 300 grammi. Non posso darvi una dose proprio precisa, perché dipende da tanti fattori. Grandezza delle uova, umidità della zucca prima della cottura, umidità della zucca dopo la cottura, umidità della farina. Insomma, quando si fanno gli gnocchi bisogna avere anche un po' proprio d'occhio, ok? Dovete avere un impasto piuttosto morbido, e poi comunque voi calcolate all'incirca
un range di dose tra i 250 grammi di farina e i 330 più o meno. Adesso io procederò proprio a step, no? Che è più semplice, così mi so regolare. Ne aggiungo poco alla volta e quando noto che il composto mi può soddisfare, ma veramente io sono fuori di testa, Cioè, mi sono sporcato le mani quando non serve, però io, siccome adoro il contatto con gli ingredienti, ho voluto proprio tac tuffare le mani dentro nell'impasto. Questo impasto qua, la bellezza di questo impasto qua, visto che poi lo cuociamo in un modo un po' particolare con il cucchiaio, formiamo proprio gli gnocchi con il cucchiaio, non dovete per forza impastare con le mani, basterà un mestolo, basterà un cucchiaio appunto per amalgamare tutti gli ingredienti, Deve avere questa consistenza qua, molto collosa, deve scendere così. Cucchiaio abbastanza pulito, lo tuffiamo così nell'acqua bollente salata. L'impasto assaggiatelo che ci sia, insomma, sia giusto anche di sapidità, mettete quel pizzico di sale in più perché la zucca è bella dolce. Non devono essere troppo grandi, più o meno così. E li caliamo nell'acqua. La cosa bella di questo impasto è che si fa con molta più facilità e rapidità rispetto che al solito impasto degli gnocchi che si fa sulla spianatoia. E poi sporcate anche molto meno. E l'impasto, poi lo gnocco in sé, visto che comunque risulta un po' appiccicoso, significherà che poi quando lo cuocerete e lo assaggerete sarà anche un po' più morbido rispetto che allo gnocco appunto steso sulla spianatoia. All'incirca 4 minuti di cottura con l'acqua che deve sobbollire, per poi abbassare, in questo caso sulla piastra induzione ho una potenza che arriva al 9, tengo una potenza di 5 e li lascio così per circa 2 minuti, che così si rilassano perché sono stanchi, no? Il burro lo facciamo diventare nocciola, appunto perché dopo si sente, diciamo che quando arriva nocciola al burro, che non vuol dire bruciato, riesce ad esprimere il meglio, ok? Questa salsa che vedete attorno non è solamente burro e dite mamma mia quanto è grasso, pazzesco, no, è una meravigliosa emulsione tra acqua di cottura tra burro, veramente abbiamo uno spettacolo di piatto e soprattutto questi gnocchi qua sono di una morbidezza ma allo stesso tempo tengono la forma, quindi ve li consiglio soprattutto se quando fate gli gnocchi non avete una grossa soddisfazione. Questa cremina qua ci deve essere, mi raccomando, quindi fateli saltare un goccino di acqua di cottura, devono rimanere così cremosi. Adesso un po' di formaggio grattugiato, sì, buonanotte, è partito, e poi se volete strafare, secondo me ci sta molto bene, un velo di cannella. Un piatto che mi ricorda molto la campagna autunnale, dove voi così siete su un bel tavolo di legno a gustarvi magari una zucca che avete appena colto dall'orto. Io rimango così stupito da quanto si può fare veramente in cucina. Ma se anche questi non li fate, cioè veramente mi arrabbio con voi, Tac tac per altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti per sostenermi e per rimanere sempre aggiornati cliccando la campanella, insomma, per ricevere le notifiche, tanto comunque sono un video a settimana, il giovedì normalmente, e poi il quadrato per andare sul blog, vedere la ricetta scritta, così siete anche comodi quando appunto dovrete preparare questa ricetta. A presto, e io, secondo voi cosa faccio? Proseguo alla grande qua.